Buongiorno, oggi noi torniamo a parlare di Africa e torniamo a parlare di due gemelli che sono un po' diversi tra di loro, che sono la Zambia e lo Zimbabwe e che sono la vecchia Rhodesia del Nord e la Rhodesia del Sud. Sono due gemelli che hanno preso strade assolutamente diverse. Una, diciamo, impone alla speranza, si impone anzi alla speranza, l'altra sta precipitando nel buco nero, con un dato che vi dirò alla fine, che però può permettere anche lì un goccio di speranza. Lo Zambia, che sarebbe la Rhodesia del Nord, di fatto, è un paese sostanzialmente pacifico. Lo chiamano loro in inglese the peaceful country. Io sono stato a Lusaka, l'ho visitata, ho visitato parte della Zambia anche, e devo dire che si ha questo senso. Lo Zimbabwe è diverso. Harare è una città molto più dura, le contraddizioni sono molto forti, non dico le disuguaglianze perché sono infinite, ovviamente, ma facciamo un passo indietro, velocissimo, perché noi dobbiamo farlo su questi due paesi. Questi due paesi nascono con Cecil Rhodes. E uno dice, chi era Cecil Rhodes? Cecil Rhodes è un signore che è nato nel 1850, più o meno, in Inghilterra, figlio di un pastore anglicano che aveva problemi di polmoni. E allora il padre, siccome uno dei suoi fratelli era già in Sudafrica, lo manda in Sudafrica, dove si respirava un'aria migliore che non nel nord dell'Inghilterra. Lui arriva lì giovanissimo per intraprendere una carriera ancora sconosciuta. Lui è un formidabile uomo d'affari. All'età di 23 anni è l'uomo più ricco del Sudafrica, perché lui scopre il filone dei diamanti. Cioè, mentre gli altri pensavano ad altro, lui trova i diamanti e poi comincia a operare nelle miniere. E lui fonda quella che viene chiamata, che esiste ancora tutt'oggi, la De Beers, la più grande società di diamanti, diciamo, del mondo. Ma non si ferma. Non si ferma perché lui aveva una mentalità anche politica e capisce che dai diamanti può innanzitutto diventare ancora più ricco passando attraverso, come dire, altri minerali. E infatti a breve diventa anche il re dell'oro. Diventa uomo politico, aiuta, come dire, la ribellione del popolo nero contro gli afrikaner in Zambia. Si impadronisce della Zambia, di fatto. E poi si impadronisce dello Zimbabwe con uno scambio col re di allora, Lobengula, e gli sottrae di fatto tutte le risorse minerarie in cambio di pochi fucili e un vecchio battello a vapore. E di fatto diviene il primo ministro per conto dell'Inghilterra, della colonia che veniva chiamata del Capo, cioè tutto quello che girava intorno a Sudafrica, ma che pian piano arrivava fino alla Zimbabwe su e poi sopra ancora fino alla Zambia. Qui non sto parlando di paesi piccoli, sono paesi molto grossi in termini di chilometri quadrati. E poi a un certo punto li dona alla corona, li dona alla regina Vittoria e lascia lì due paesi che rimangono sotto il protettorato inglese fino ai momenti in cui iniziano le fasi di decolonizzazione. La Zambia, e passiamo adesso alla Zambia, diventa indipendente nel 64. Diventa indipendente con uno dei grandi capi storici dell'Africa. Non sono tantissimi, però almeno una dozzina ci sono stati, che vanno appunto da Kenyatta in Kenya, che vanno da Mandela in Sudafrica. Lui si chiama Kaunda ed è socialista, un socialismo che viene chiamato umanitario. Lui fa un'operazione assolutamente ottima nella Zambia. Ricordatevi che la Zambia è un paese ricchissimo, come sempre, di materie prime, è il secondo produttore, lo dico adesso, poi ci torniamo dopo, è il secondo produttore al mondo di rame. Il rame serve tantissimo, perché il rame serve nelle telecomunicazioni, per capirci. Quindi non è un prodotto, come dire, inutilizzato o che va un po' a morire. Lui controlla e anzi nazionalizza quasi tutti i settori dell'economia, compreso le miniere,
tratta con tutti i principali leader, lotta contro l'apartheid che c'è in Sudafrica, aiuta in un certo senso Mandela, però politicamente è un dittatore, tra virgolette, perché partiti non ce ne sono. Lui è monopartitico fino al 91. Però c'è un fatto che lo rende anche più grande in un certo senso, perché nel 91 va alle elezioni e perde, e a favore di Chiluba. E questa sconfitta di fatto rende la Zambia un paese tra virgolette democratico, infatti per decenni poi va avanti a essere un paese democratico con una serie di, come dire, di primi ministri assolutamente decenti, tra virgolette, che avvicinano poi pian piano la Zambia alla, diciamo, all'invasione, posso chiamarla così, della Cina, perché diventano in un certo senso, non dico una succursale, ma diventano, come dire, amici della Cina, soprattutto per le materie prime, soprattutto per il rame, tanto che una delle sue maggiori esponenti, che si chiama Dambisa Moyo, che moltissimi conoscono, che è un'ottima giovane, ma ottima economista, che ha scritto un sacco di libri diciamo, sulla colonizzazione, sulla post-colonizzazione, ne ha fatto uno recentemente che si chiama Win and Take All, cioè il vincitore prende tutto sostanzialmente, dove incensa un po' la Cina dicendo che la Cina, bene o male, sì, ti invade, non invade la sfera politica, fa affari sostanzialmente e a fronte dei soldi che mette sulle infrastrutture chiede materie prime. Chiedeva materie prime, adesso si sta un po' ritirando la Cina, come abbiamo detto mille volte. Arriviamo però ovviamente all'ultimo, al penultimo anzi, dei reggenti, che è un certo Lungu. Lungu arriva al potere per la morte del predecessore nel 2014, alle elezioni 2016 prende praticamente la maggioranza e riporta la Zambia a una stagione che non era mai conosciuta, a una stagione, come dire, di maggiore oppressione, se posso dire così. Qui non c'è più lo spirito socialista, non c'è più lo spirito dell'economia di Stato, qui c'è uno spirito affarista sostanzialmente, l'affarismo, il cerchio magico che c'è intorno a Lungu, la corruzione invasiva che ne deriva e tutto questo aspetto che è tipico di tutti i paesi africani torna e arriva anche in Zambia. Arriva in Zambia, le conseguenze sono che il debito, che prima era bassissimo, si alza tantissimo, arrivando quasi al 112%, corruzione, declino democratico. E qui siamo alle ultime elezioni. Prima vi do due dati sullo Zambia per capirci. La Zambia fa circa 20 miliardi di PIL, 20 miliardi di PIL per fare un paragone, per capirci, valgono la città di Brescia, ecco. Hanno un PIL pro capite rispetto ai loro 18 milioni, che non sono neanche una cifra altissima per i paesi africani, di circa 1000 dollari all'anno. Il debito comincia a alzarsi, il debito è molto forte e c'è un debito anche contratto con la Cina che è molto alto. Molto alto perché non l'aveva prima lo Zambia. La Zambia aveva avuto un'economia sempre da paese del terzo mondo, però un'economia, come dire, che, con indici assolutamente diversi da quelli che vediamo adesso. Che accade adesso? Accade che vanno alle elezioni. Lungu si scontra con un certo Hichilema. Hichilema non è sconosciuto nello Zambia. Hichilema ha fatto 5 corse presidenziali. Si ripresenta alle ultime elezioni, che sono state recentissime l'anno scorso, ebbene vince. E vince con oltre il 50% dei voti, quindi al primo turno battendo Lungu, e impone una strategia molto forte allo Zambia. Ed è una strategia che è sostenuta soprattutto dai giovani dello Zambia. È chiaro che anche qui i social hanno una grande forza. Devo dire che Hichilema ce l'ha fatta, e ce l'ha fatta con un programma assolutamente di lacrime e sangue, ecco. Però con l'obiettivo di rimettere in sesto il paese. Quindi, innanzitutto, sul rame, che è la loro principale, diciamo, attività e anche rendita, sul rame hai l'obiettivo di superare il Congo, che ne è il primo produttore al mondo, e quindi aumentare molto la produttività delle miniere. Secondo, passa alla ristrutturazione del debito, che è una delle conseguenze normali, se vogliamo dire, della situazione. Ha fatto un accordo col Fondo Monetario Internazionale
di discesa dal 112%. Questo ha comportato un aumento dei costi energetici, soprattutto della benzina, che è stato motivo anche di rivolte in questi ultimi giorni. Tende a un'alleanza più verso l'Occidente, come sempre è stato per lo Zambia. Quando si è dovuto votare sulla guerra in Ucraina, ha votato contro Putin, anche se con la Russia non ha mai avuto grossi affari. Tende a riconquistare, come dire, la fiducia degli investitori nello Zambia. Quindi questa è una storia sostanzialmente positiva, è una storia quasi democratica, è una storia che potrebbe essere uno spunto, io lo dico con grande speranza, uno spunto, come dire, di esempio per le autocrazie africane che sono endemiche, cioè quasi tutte. Questa può essere un'eccezione, la vedremo chiaramente nei prossimi anni, la seguiremo anche, perché se è giusto farci un ragionamento più completo. Ma lo Zimbabwe vuol dire una cosa, lo Zimbabwe vuol dire Mugabe. Nell'80 arriva Robert Mugabe, contro praticamente, diciamo, la parte bianca, contro l'Occidente, contro il capitalismo, cioè cambia nome immediatamente al paese, lo chiama Zimbabwe. Lui è un marxista molto vicino alla Russia, ma anche soprattutto vicino alla Cina. Ha 15 milioni di abitanti, quindi non tanti, ha un PIL di 18 miliardi, anche qui, tanto per capirci, Bergamo. PIL pro capite sono 1200 dollari, più o meno come quello dello Zambia, quindi siamo agli stessi livelli, con un dato maggiore, che è indebitato in maniera altissima, ma soprattutto ha un'inflazione che mediamente è stata dell'80%, con punte dell'800%. Cioè dicevano in Zimbabwe che tu al mattino andavano con i pacchi, con i dollari zimbabwesi, o come si chiamano, non so se è così, con pacchi di dollari così, che per fare la spesa praticamente, e che alla sera dovevano portarne il doppio, ecco. Cioè una situazione al limite del sopportabile, ovviamente, dell'invivibile, e soprattutto un paese sempre allo sbando. Sulla produzione, diciamo, del diamantifera, ma soprattutto, diciamo, dei minerali, si regge l'economia dello Zimbabwe, si regge poi su quella agricola, perché lo Zimbabwe, essendo un clima temperato, era stato preso dai bianchi, dai coloni inglesi soprattutto, che ne hanno fatto una specie di Svizzera o d'Italia del Nord, per capirci, molto ben organizzate sul piano agricolo, quindi erano esportatori agricoli fortissimi. La cosa si riduce poi nel tempo, perché Mugabe, nei vari tratti, lo diremo adesso, della sua transizione personale, scaccia gli europei, prima 250.000 coloni e poi alla fine nel 2000 tutti quanti, in modo tale da redistribuire le terre alla sua gente, che chiaramente hanno un livello di produttività nettamente inferiore, perché non l'avevano mai fatto. Ecco. Allora, Mugabe è la storia dello Zimbabwe, nasce nel 24, lui è ignorante, no, è plurilaureato, uomo intelligentissimo, non sta in piedi dall'80 al 2017 senza essere bravo, ecco, anche se chiaramente ne ha combinati di ogni. È un presidente esecutivo, cioè non solo fa presidente ma fa anche il primo ministro, è uno dei primi non allineati, cioè durante tutti gli anni fino alla caduta del muro lui sta già con i non allineati che la Russia coltivava, è marxista, si avvicina alla Cina in maniera determinata, fa un'opposizione fortissima ovviamente all'apartheid e quindi aiuta di fatto Mandela, di cui è grande amico. Poi negli anni 80 lo Zimbabwe andava bene, aveva un'ottima economia di mercato, un welfare assolutamente sostenibile, quasi cubano come tipologia, si era ispirata a Cuba Mugabe, e poi aveva fatto questo accordo con i grandi investitori bianchi, dopo averne cacciato 250.000 di piccoli, con i grandi investitori bianchi e con le grandi fattorie bianche, per poter fare, come dire, mandare avanti l'agricoltura nel modo migliore.
Mugabe è l'impersonificazione della transizione nella stessa persona di quello che è avvenuto in Africa. Il marxismo iniziale, che lui coltiva dagli anni 50 praticamente fino al 90, lui pian piano lo abbandona e passa pian piano a un fortissimo capitalismo, ma anche a un ordoliberismo, se posso dire, e poi alla fine termina come il dittatore della Repubblica delle Banane, il cerchio magico, qui tra l'altro un cerchio magico piccolissimo, perché il cerchio magico spesso si fermava la moglie, l'ultima che ha avuto, la quale aveva teso, come dire, a sostituire il marito, tanto per capire le lotte intestine che c'erano all'epoca. Quindi lui passa da Marx a un dittatore megalomane sostanzialmente. Però vince sempre le elezioni. Vince sempre le elezioni perché, come sempre, le élite sono contrarie, lo sono soprattutto in città, però tutto, come dire, il popolo dei borghi, come diremmo noi in Italia, cioè dei villaggi da loro, eccetera, vota sempre, come dire, il punto di riferimento che è Mugabe. Lui vince tutte, le vince anche quando è messo in difficoltà. Lui viene arrestato nel novembre del 17 con un colpo di Stato, di fatto. E il colpo di Stato glielo fa Mnangagwa, che è il suo vice. Lo fa in maniera dura, lo estromette, si pone a interim lui. Direi che sostanzialmente tutti pensano, come dire, adesso cambia ritmo lo Zimbabwe, invece proprio no. Lo Zimbabwe non cambia ritmo, continua il suo ritmo terribile. Cioè, ormai i bianchi sono tutti quanti fuori, il cerchio magico è sempre più ristretto e oggi Mnangagwa, anche lui, passa per uno ipercorrotto, sfiduciato, istituzioni deboli, e allora uno dice la storia qui non finisce più, cioè il Zimbabwe è un paese perso, è così, e c'è una piccola speranza, e quindi ve la dico per concludere questo video, è nato da un avvocato che si chiama Chamisa, il CCC, che è la coalizione dei cittadini per il cambiamento, un partito nato da pochissimo. Si presenta all'elezione per le suppletive, dovevano fare qualcosa come 28 seggi di suppletive, ne vince 19. Allora c'è speranza, tende, come dire, a ristabilire un paese un po' più autonomo, più libero, con maggiori diritti che adesso sono inesistenti, con l'obiettivo dell'educazione, dell'istruzione e dello sviluppo. Ecco, questo è possibile? Questi primi dati lo dicono. Siccome le elezioni sono a brevissime il prossimo anno, noi seguiremo con attenzione lo Zimbabwe, perché se questo partito dovesse mai prendere la stessa, in tutto lo Zimbabwe, la stessa percentuale che ha preso, può darsi che anche lì si inizi una nuova storia, che io spero positiva. Sono ottimista, spero positiva. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito e a presto.